Situazione difficile sul fronte dei rifiuti anche negli altri comuni dell'exteatro AG1 a causa della chiusura questa mattina del centro di compostaggio gestito da Sogei Rimpianti, dove viene conferito l'umido. In assenza di un'immediata soluzione nelle prossime ore, chiaramente è a rischio la raccolta di domani, visto che i mezzi che oggi non hanno potuto conferire sono stracolmi. Ed esplode la rabbia del sindaco di Ribera Carmelo Pace, che si dice pronto a rivolgersi al prefetto di Agrigento. Guardi, noi con la percentuale di raccolta differenziata siamo attorno all'80%. I cittadini ci seguono e chiaramente il materiale differenziato, oltre che la carta, la plastica, il vetro e soprattutto l'umido, che insieme a tanti altri comuni raccogliamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Stamattina la brutta sorpresa che andando a conferire l'umido, quindi materiale differenziato, nel centro di compostaggio della Sogei lo troviamo chiuso, senza alcun preavviso. Quindi tutti i mezzi sono rimasti letteralmente stracolmi, non sappiamo dove conferire, ma la cosa diciamo che ci fa da un lato sorridere, dal lato inorridire è nessuno ci ha preavvisato. Chiamiamo Sogei e non ci risponde nessuno, né al cellulare né al numero fisso, o comunque ci rispondono persone che non possono darci alcuna risposta. Abbiamo tutti i mezzi pieni. E domani c'è la giornata del secco riciclabile, quindi della plastica, ma non sappiamo dove metterli perché i mezzi sono rimasti pieni del mondo. Non ci danno soluzioni alternative e soprattutto per colpa di qualche comune che non paga, veniamo penalizzati i comuni che siamo virtuosi perché abbiamo l'80% di raccolta differenziata e siamo quei comuni che paghiamo. Quindi gli altri non pagano, ci fanno chiudere il centro di compostaggio e i miei cittadini dovrebbero pagare le conseguenze. Perché domani probabilmente, se non c'è una soluzione immediata, tutto quello che convereranno in termini di rifiuti riciclabili del secco riciclabile non possiamo ritirarlo. Ora sto cercando di fare in modo di chiaramente se non ci saranno soluzioni farò intervenire pure il prefetto, cioè una soluzione dovrebbero una risposta devono darla.